importanti misure di sicurezza, un via vai continuo, un flusso di gente importante, questa è la Fiera dell'Epifania. 74esima edizione, un ritorno importante, gli aquilani l'hanno accolta davvero con entusiasmo, ma anche i tanti venditori che ormai sono degli abituè di questa fiera. L'attesa Fiera dell'Epifania è tornata, 74 edizioni, un ritorno dopo 2 anni di pandemia che ha entusiasmato i presenti, 280 espositori, la maggior parte provenienti da fuori, centro off limits alle auto, sistema di navetta con i parcheggi a disposizione al mega parcheggio Natali e tanti servizi messi in campo dal comune. Sin dalle prime ore della mattinata in centro è stato un viavai di gente, le piadine, gli immancabili oggetti per la casa e del ciumi e le calze per i più piccoli. È stato un ritorno in grande stile per uno degli appuntamenti più attesi dagli aquilani e gli aquilani hanno risposto bene, comprando e passeggiando, escluso dalla fiera il corso appena ripavimentato. Comunque stracolmo di gente, importanti le misure di sicurezza, con il centro presidiato dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale. Da dove venite? Da Spoleto. La piadina è una cosa che, alla quale gli aquilani non rinunciano? No, non rinuncio, ma anche la porchetta, perché poi produzione nostra, la facciamo noi, poi guarda là che bellezza. Sì, tutto mangiano, gli aquilani mangiano tutto. Usciamo, vediamo un po' di gente, ci confrontiamo e facciamo qualche acquisto. E dopo 2 anni mancava, no? È bello rivedere anche il centro pieno. Sì, è bello vedere l'aquila nuova, col viso nuovo, diciamo, perché prima non si ci poteva venire, che si sentiva proprio la tristezza. Avete già fatto un giro, avete comprato? Sì, abbiamo già comprato le cavolate, ma abbiamo comprato. Tipo? Tipo? Ce lo può dire? Guarda, adesso la faccio vedere. Questa cosa qui, fantastica, la crema per putire tutto. È questa qua. Molto bello, devo dire, bello tornare al centro, incontrare, ritrovarsi insomma insieme agli altri, condividere questo evento, molto bello. Ben organizzata? Sì, mi piace, sono meno bancarelle però bello comunque, molto bello. È contento di rivedere il centro così pieno? Come no, anzi me lo auguro che sia sempre così. Compra qualcosa o solo per guardare? No, se c'è qualche piccola cosa che mi può interessare, ma certo. Da dove venite? Da Spello. Senta, com'è? Venite sempre alla fiera, insomma? Sì, è una vita, quindi saranno 30 anni, Walter? Sì. Una trentina d'anni. Com'è il ritorno dopo 2 anni di pandemia con questo centro così bello, così rinnovato? Emozionante, siamo contenti di tanta gente, speriamo che prosegua così la giornata. I dolciumi vanno, no? La gente li compra. È la caratteristica, no? È la tradizione, è la Befana, quindi caramelle e brigidini.